Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in Myst Survival. Come al solito io sono Murush Kidal. Benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, continuiamo subito la nostra avventura, ma mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. E vi avviso, tenete i social, Instagram, Facebook e il gruppo Telegram se non siete iscritti. Iscrivetevi, tutto gratuito ovviamente, perché arriveranno sorprese. Io vi ho avvisato. Quindi, andiamo avanti. Tanto vi ho avvisato. Allora, cosa sto facendo? Amon, cosa cavolo stai facendo qua in mezzo a questo disastro qua? Stai facendo qualche casino? No, sto semplicemente tagliando la legna perché ci serve per il nostro rifugio. Dobbiamo andare avanti in questa puntata, come sempre, e dobbiamo farlo il più rapidamente possibile. Quindi sbrighiamoci. Notizia positiva: la tizia là può fare le assi. Quindi noi possiamo dare a lei il compito di fare le assi mentre noi costruiamo tutta la recinzione. Quindi molto molto importante, ci farà guadagnare un bel po' di tempo. Chiaramente è un lavoro lungo e noi ci apprestiamo anche a farlo in questa puntata, come sempre. Chiudiamo qua. Guardate qua, ho qua e ho là. Tanta roba. Tanta roba, e come vedete lei sparge in giro tutte le assi. Come potete ben vedere, le ha sparse tutte in giro. Questo perché, guardate quante ne ha sparse. Questo perché, vedete, sta costruendo. Ora gli diciamo stoppati. Andiamo a mettere via le cose e poi la facciamo ripartire, cosa importante, veramente importante. Qua non ci abbiamo più spazio, quindi questo è il problema dello spazio. Io vorrei vendere tutta sta roba maledetta qua, ma non si riesce a vendere per ora, nel senso che il mercato così non è che si guadagna poi tanto, è anche inutile. Ora prendiamo la legna qua. Come al solito ne prendo troppa. Andiamo qua e gli diciamo: ehi cica, fai tutti questi, vai. Lei inizia e a questo punto dovrebbe farli, spero ovviamente, è una mia speranza. Nel mentre dobbiamo recuperare sicuramente sì la sega e il martello, perché dobbiamo andare avanti qua. Dobbiamo andare avanti qua, poi credo che dobbiamo, sì, piccinini di fame ce l'abbiamo. Quindi direi mangiamo assolutissimamente. Questo è a posto? Sì, direi di sì, mangiamo. E una volta che abbiamo mangiato, possiamo andare avanti. E via così. Andiamo da questa parte qua. Andiamo qua, andiamo a recuperare i nostri attrezzi che ci servono. Quali attrezzi? Lo abbiamo già visto, un martello e una sega. Eccola qua. Olè. E mentre lei fa tutto, spero che lo faccia, adesso lo capiremo. Sì, vedete, sta andando avanti e guardate quante ne sta facendo. Vedete? Ora a questo punto noi andiamo qua e andiamo avanti, via, start building, vai. Ah no, questo manca solo, ok, mancano questi. Andiamo, assolutissimamente. Ancora, vai. Ok, vai, alla grande, questo l'abbiamo fatto. Ovviamente fatto, ok, guardate che bello. Abbiamo anche la passerella, questo, vai. Lo abbiamo fatto, ci serve un po' di questi che li mettiamo qua. Ci vuole un po' di tempo, il problema è che ci vuole un po' di tempo per fare tutti sti lavorini qua, ma li facciamo. Cavolo, siamo qua apposta a lavorare, a portarci avanti. 17:40, ma andiamo avanti, eccolo qua. Allora andiamo a vedere lei, situazione sua, ha fatto talmente tanto che non ho più spazio, devo assolutamente piazzare queste assi. Che tanto lui non si può neanche muovere. Qua mancavano, mettiamone un po'. Ecco, qua dobbiamo stare attenti perché purtroppo io le metto anche qua e facciamo passare un po' di tempo. Diventa buio, ma poi in realtà diventa un po' più chiaro, diciamo. Non passare un attimo il tempo. Però quello che dobbiamo fare è, ecco, adesso è diventato un po' più chiaro, come vedete.
Quello che dobbiamo fare adesso che abbiamo usato un po' di assi è dargli ancora lavoro a lei. Dobbiamo continuare a farla lavorare. Ma proprio, ma subito. Vai, fanne altre. Assolutissimamente, vai. Ok, alla grande. Così nel mentre lei fa quello e noi andiamo avanti. Continuiamo a piazzare robe e poi andiamo a letto. Questo c'è da fare, vedete che i chiodi io li ho già messi, le assi le stiamo mettendo, un po' alla volta facciamo tutto il perimetro. E nel mentre copriamo i buchi e andiamo avanti così. Allora, 20 e 40, siamo ancora ancora presto, possiamo ancora lavorare un bel po'. Qua abbiamo finito già, ah, guardate, abbiamo finito già le assi. Sti cavoli! Beviamo l'acqua allora, beviamo la fottuta acqua, dobbiamo bere. Sono finite già le assi. Che cavolo, ci vuole un bel po', per lavorare qua. Allora, prendiamo anche questa, già che ci siamo. Era meglio farlo prima. Io qua i pomodori non so se devono diventare tutti rossi, lo capiremo. Io li lascio lì un po', male non fa. Mi avete detto, ehi Amon, prova a piantare le patate. Perché ovviamente le patate non hanno i semi, no? Le patate di solito per piantarle velocemente si fanno in due parti così e si mettono nel terreno. Questa è l'idea per agevolare la radificazione delle patate. Vediamo se funzionerà uguale. Ho buttato per terra tutto, sta qua. Perché? Ma non buttare per terra tutto. Non buttare per terra tutto. Diamogli ancora da fare. Ancora, via, 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 lavora, lavora, lavora che devi lavorare, devi lavorare. Assegna a chi? A lei, vai avanti ancora a lavorare. Noi piazziamo queste e poi andiamo a letto. Facciamo una bella dormitina, che è quello che ci serve. E poi il giorno successivo a questo bisogna recuperare un altro po' di legna, che assolutissimamente la legna ci serve e anche recuperare altre cose in realtà. Dovremmo fare un giro esplorativo anche, possibilmente. Ora però, quanto ci rimane? Ancora 5 e direi che ci siamo, precisi precisi per andare a dormire. Ed è mattino! Allora, facciamo subito una roba. Allora, riempiamola qua perché questa ci serve sempre, bella piena. Ok, alla grande. Qua abbiamo qualcosa che va in scadenza, a parte le patate che adesso prendo e facciamo il test. Direi di no. Direi di no, assolutissimamente no. Anche i semi, vedete, sono a posto, quindi nulla di che. Dobbiamo andare a mangiare, ma abbiamo cibo, eccolo qua. Vai, mangiamo questo. Vedete che un po' alla volta questo cibo ci viene utile. Ora dovrei farne di più di questi, ma in realtà bisognerebbe fare anche il frigo. Ora, qua, noi potremmo fare questo lavoro qui. E lui ci dice, ah, vede, no, 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 non volevo mangiarlo, non volevo! Vabbè, l'ha mangiato, comunque non lo fa piantare. Perché se andiamo con questo, vedete che dà o mangiare o cancel, quindi non possiamo assolutissimamente, purtroppo, piantarle le patate, almeno. In questa maniera qua ne possiamo harvestarle. Quindi purtroppo neanche harvestarle, sai, per farle in due parti come vi ho spiegato prima. Di solito si fa così. Cuocerle non se ne parla perché vedete che qua possiamo fare questo, ma non abbiamo tutti gli ingredienti. Griglia. Oddio, però in griglia lo fa mettere. Non so se riusciamo. Si potrebbe provare, eh? Si potrebbe provare. Potrebbe provare. Allora, cosa gli serve qua? Allora, innanzitutto bisogna accendere il fuoco. Però nella griglia vedete che prende già il campfire, quindi tinder e accelerante opzionale. Allora, vediamo un attimo. Prendiamo questo che funge ovviamente da. Avete capito cosa? Prendiamo questo che dovrebbe funzionare come carburante, in teoria. Prendiamo anche uno di questi. Allora, andiamo qua, griglia. Fuel non gli piace, questo non gli piace, questo sì. Questo
Questo va bene come accelerante? Sì. Questo come fuel? No. Perché come fuel non gli va bene quello? Perché? Possiamo usare questo, che è quasi finito, quindi andiamo a prendere i fiamniferi. Forse bisogna avere l'altra... Avevamo usato l'altra legna l'altra volta. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Andando avanti e indietro perché forse abbiamo usato questa. Firewood. Mi sa di sì, Amon. Hai usato la fire fottuta wood, infatti. Prendiamo questi, vai. Si dovrebbe accendere ed è così. E tra l'altro qua, oh, qua sta producendo altro di quello. Questo non serve una mazza qui. Lasciamolo qua perché non abbiamo spazio. Qua io non so se si cuocerà. Ci proviamo. Ci proviamo. Quello da fare è sicuramente alimentare di più però il fuoco. Che quel firewood lì, gioppino poco, un po' pochino. Mettiamogli un po' di altro. Fire e anche wood. Eccolo qua. Per 2 ore siamo a posto. Ok. Pomodori. A me sembra che stanno diventando sempre più rossi, eh. Però forse è una sensazione. Io l'ho spento il... Apri sta acqua. Ola. Non gli bene sempre da bagnare. Galline, mistero che continua. Assolutissimamente continua il mistero galline. Non si è mai capito. Qua non stanno producendo niente. Sono quattro. Stanno producendo una mazza. Non c'è inventario qua, né niente. Qua l'acqua ce l'hanno. E il cibo è per terra. Sono anche nutrite bene. Non ho idea di perché facciano così, ma tant'è che lo fanno. A questo punto andiamo qua. Continuiamo a dirgli di lavorare lei. Siamo pieni? Sì. Perfetto, vai ancora. Così risparmiamo tanto sulla sega manuale che non utilizziamo. 59 minuti alla grande. Possiamo mettere giù le assi, possiamo, anzi mettiamo giù le assi così ce le risparmiamo dall'inventario. Qua siamo a posto, qua siamo a posto. Qua siamo, dovremmo bere anche, ma adesso beviamo, c'è mica problema. Arriviamo fino a dove servono le assi, qua. Ok, beviamo, facciamoci una bella bevutina e continuiamo a mettere le assi, come stiamo facendo. Bisognerà fare anche la casa sull'albero, tipo torretta. Faremo sicuramente. Prima pensiamo a difenderci col muro. Poi a fare anche il resto. Comunque ce n'è di roba da fare, eh. Come vedete in ogni puntata io vi porto sempre contenuti. Contenuti. E soprattutto, grazie ai vostri commenti, mi avete detto anche tante altre cosucce molto interessanti. Ma molto interessanti. Tipo, se andiamo qua. E andiamo qua. Qua. Eccolo qua. Mi avete detto, ehi Amon, dovresti fare questo. Il problema è che qua serve iron. Noi l'iron non ce l'abbiamo. Però questo mi avete detto che si trova anche in giro. Sarebbe bello capire sta cosa. Sarebbe veramente bello capire sta roba. E capire anche il perché. Questo qua ci va sì e ci dà l'altro. E ci dà l'altro. Quindi possiamo smeltare anche quello. Va bene, non che ci interessi adesso, diciamo così. Mettiamoci il cibo in scatola che comunque è a lunga conservazione. Perché adesso di cibo ne abbiamo. Abbiamo iniziato a metterlo ovunque praticamente il cibo. Ma va bene così. Anzi, assolutissimamente va bene così. Questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua. Vabbè, lasciamoli così che va bene. L'argilla la mettiamo fuori. Che cavolo era? Qua? Qua? No. Qua? Sì. Mettila qua l'argilla. Ora abbiamo l'inventario bello vuoto. Abbiamo questi due qua che possiamo mettere giù. E io direi quasi quasi che andiamo a fare una bella esplorazione. Tanto abbiamo tutto. Mangiamoci qualcosa e andiamo in esplorazione. I cavoli. Mentre lei lavora, noi andiamo anche in esplorazione. Tanto lì si sta cuocendo, controlliamo le patate. Secondo me, e invece sì, e invece si è cotta, però è bruciata adesso.
sti cavoli. Possiamo spegnerlo questo? E ci dà questo, va bene. No, però forse questo ci servirà ad altro. Peccato, peccato. Mangiamola. Ovviamente così fa schifo, dovevamo toglierla prima, però sappiamo un'ulteriore cosa. Che le patate possiamo cuocerle così. Che ha senso, ovviamente ha senso. Però a saperlo. Adesso lo so. Ora andiamo all'esplorazione. Ehi, Mammon, ci hai portato esattamente nel punto dove l'altra... Cavolo è successo sta macchina? Nel punto dove l'altra volta c'erano i banditi. Esattamente sì. Qua c'è il campo dei banditi. Cioè il fottuto campo dei banditi, che è pieno, come vedete, di banditi. Ma perché sono venuto qua? Perché secondo me là potrebbe essere qualcosa di interessante. In più c'è un'ulteriore casetta qua che vorrei andare a visitare, sempre se non mi faccio male. Perché, allora, quello che ci serve a noi per proseguire nel gioco sono anche tante cose, tipo... Ho sentito rumore. Cosa ci fa questo qua fuori all'aperto? Cosa ci fa questo fuori all'aperto? Ce ne sono un botto! Io li attiro qua e li faccio morire. Ma questo mi serve, grazie. In realtà mi serve tutto. Ah, c'è la porta aperta! Oh cavolo! Oh cavolo! Oh cavolo, mi sono spaventato! Ma che cavolo? La porta aperta! Chi è che ha lasciato la porta aperta lì? Batterie! Batterie! Allora, qua non c'è niente. Qua non c'è una mazza. Qua... Upgrade Fish Bucket. Però non abbiamo la canna. Quello che sto mirando adesso è... Uno, la canna che ci serve. Punto numero due, altra cosa che ci serve assolutissimamente, ma... serve alla grande, sono le schede. Vieni, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua! No, no, non venire più, non venire più. No, vieni, vieni, adesso vieni. Adesso vieni, vieni. Sono qua, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni. Vieni, vieni anche te. Dove sei? Vieni, vieni. Basta, basta, basta. Non venire più, non venire più. No, no, sì, sì, vieni, vieni, vieni. Oh, beccati questo colpo. Quattro bei colpi e via. La roba che non ci serve. Patata. Ancora possiamo brustolirne un'altra. Nastro, ma sì, dai, prendiamolo, va. Prendiamolo, prendiamolo. Siamo vicini, lì c'è il campeggio. Diciamo il campeggio dei tizi lì. Però adesso possiamo andare nella casa qua. Vedere se c'è qualcosa di interessante. Qua c'è firewood. Qua c'è il bagno. Volgarmente chiamato cesso che si compenetra nella porta. Qua ci sono bottiglie che in teoria servirebbero. Ne abbiamo talmente tante a casa. Bisogna avere un colpo di fortuna e beccare il sale, ci serve. Colpo di fortuna e beccare qualcosa che è veramente di importante. Tipo queste. Assolutissimamente queste ce ne abbiamo un fottio. L'acqua la prendo. Magari consumo la lattina. Qua non c'è niente. Sopra qua sì, qua sì. Qua i fiammiferi sono sempre comodi. Cavolo, però mi serve qualcosa di veramente buono e consistente. Buono e consistente. Abbiamo già aperto tutto. Qua c'è il bagno. E questo qua morto. Continuiamo di qua. C'è munizioni. Munizioni sono sempre importanti. Le freccette non posso prenderle, no? Peccato, peccato! Quello, il detersivo, ne abbiamo già un fottio. Bello questo poster, un po'... alla cyberpunk, così. Questi là sono i giochi, eh. Sono giochi. Forse della stessa scheda... sì, scheda madre. Di casa madre. Ciao, ciao, amma. Ciao. Allora, apriamo questo. Questo ne abbiamo già. Prendiamole. Questo ci serve. Un po' di colpi. Colpi non si rifiutano mai, eh. I colpi non si rifiutano mai. Mai e poi mai. Questo, ti cavoli, vabbè. Roba. Potrebbe servire la matitina. Vuoi non prenderla?
Siamo già pieni, però potrei mangiare questo, bere. Adesso abbiamo recuperato anche la matitina. Così capiamo, usiamo sta matitina per capire dove siamo, che in realtà so già dove siamo. Però potrebbe fare comodo avere una cosa. Questa cosa sarebbe da aprire, ma purtroppo non ho il piede di porco. Poi abbiamo visto che alcune non le apre e non so il perché. Ora qua la strada per andare qua, adesso vi faccio vedere. Eccoci qua, noi siamo qua e qua ci sono, non posso zoomare, ma comunque qua ci sono i banditi. Quindi noi siamo partiti, contate, da qua. Ok, qua c'è la chiesa, noi abbiamo fatto tutto questo giro qua fino a qua. C'è un'altra strada che porta, che fa tutto il giro e porta qua, ma i banditi si sono messi in un punto che io devo capire se è possibile in qualche modo evitarli per bene. Perché i banditi, eccolo là, quello è il campeggio dei banditi maledetti. E il campeggio dei banditi maledetti è sostanzialmente qua. Vedete? Io dovrei fare così. Qua manca la strada, però. È quello che dico io. Secondo me lì la strada manca proprio. Da capire il piede di porco per entrare nella casa là. Vuoi non provarci? Vai. Unlock. Vi. Vivi, procedi, procedi. E stavolta l'ha aperta. E dentro qua abbiamo tanta roba interessante. Beh, qua in realtà i guanti non è che ti interessano. Qua non c'è roba, qua c'è il nastro. Qua non c'è una mazza. Qualcosa per te. Si è bloccato. Ok, via, che sennò ti blocchi. Ah, ok, questo va bene. Ci beviamo questo. Così recuperiamo uno spazio nell'inventario. A me servirebbero spazi dell'inventario. Spazi dell'inventario. Ne abbiamo veramente pochi. Cioè, ce ne servono a go-go. Cioè, non è che c'è qua uno spazio dell'inventario nascosto nel cesso. Abbiamo trovato anche una pistola. Che però non ci serve. Però vedete che esplorando si trovano le cose. Ma che non si trovano? Si trovano le bendeline, non ci servono, questi ci servono. Asso, questo non ci serve. Beh, dai, tutto sommato è stato molto prolifico aprire questa porta qua che finalmente siamo riusciti ad aprire. Torniamo là dove eravamo. Io sono venuto qua apposta per studiare la situazione qua e capire se possiamo entrare in qualche modo dai maledetti là senza rischiare troppo. Qua le case sono sgombre, quindi anche queste sarebbe da mettersi lì e guardare bene bene bene. Ora io non lo faccio perché non ho una fishing line. Questa qua sarebbe ottima perché non ne abbiamo tante di quelle. Cavoli, via questo, dentro questa. Per forza, dobbiamo tornare alla macchina a lasciare giù le cose. Qua sicuramente troviamo roba, ma magari è impilabile con altre. Magari, eh. Questo siamo già pieni, quindi inutile berla. Qua niente, qua andiamo fuori. Ma cavolo, ma tipo l'upgrade per lo zaino, cioè. Ma qua addirittura è aperta qua. Contrariamente là, questa è aperta. Molto bene. Qua c'è il solito cesso. Con i cassetti di qua. Munizioni. Che io non disdico mai, anzi. Lascia fare. Devo risparmiare uno slot mettendo giù la sega elettrica. Ma questi che si mettono nel bagno le munizioni. Quasi peggio di Seven Days to Die che si mettevano nel cesso le cose. Trovi nel cesso tutta la roba. Guardate, ma c'è munizioni sparse ovunque per la casa. Guardate, ci sono munizioni ovunque. Perché? Non ha il minimo senso. Ma vabbè. Qua bisogna venire con un arsenale devastante, comprese le granate, bombe a mano. Ma una roba. Dobbiamo andare qua e distruggere tutto. Distruggere tutto. Adesso potremmo in qualche modo
magari, e dico magari, fiume, vabbè, non sto qua tanto a guardare, abbastanza inutile, ma quello che mi interessa è guardare di qua adesso. Guardate qua. E lì c'è già un tizio qua, eh. Cioè, questo qua credo che sia forse uno dei più grossi loro. In teoria il tizio qua potremmo farlo anche fuori da dietro. Accorto di me? No. Cioè, questo qua potremmo, visto che va fuori, farlo fuori da dietro. Però guardate, cioè, è sempre pieno. Possiamo entrare anche di qua. C'è un buco nel passaggio. Oh, cavolo! Via, 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 via! Sti cavoli, via, 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 via! Qualcuno si è accorto di noi. Ammazza, oh! Calmi, calmi. Calmi, non succede niente. Anche di qua ci sarebbe un passaggio, in realtà. Via, 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 via! Questo sgancia giù. Che cosa sta succedendo al tempo? Cavolo, sta arrivando anche la nebbia fottuta. Dobbiamo tornare subitissimo. Subito, subito. Alla nostra. Che basta sparare! E poi mi è capitato un bug. Ogni tanto capita che le cose nell'inventario spariscono. Quindi bisogna stare attenti. Chi cavolo sta sparando? Non è che c'è la nebbia e stanno sparando agli zombie, magari? E non a me? Sarebbe curioso da capire, ma. A noi ci conviene fare una cosa: andarcene. Direzione casa, velocemente! Velocemente! Mamma mia la nebbia! Mamma mia la nebbia! Ah, lì è il portone, che cavolo! Gira, gira, gira. Era dentro il portone. No, vai dentro il portone. No, vai dentro sto portone maledetto. Che cavolo. Ok. Vieni, esci. Più di tutto, guarda qua la nebbia. Guarda qua la nebbia. Caccia Eva. Allora, prima di chiudere la puntata, andiamo innanzitutto qua, che lei ha costruito sacco di roba che bisogna utilizzare, bisogna fargli fare altro. Però vi dico anche che l'idea è quella ovviamente di andare avanti anche per quanto riguarda queste. Quindi nella prossima puntata mi piacerebbe fare queste robe qua. Il problema è che non abbiamo electronic part da nessuna parte. Da nessuna parte c'è l'electronic part. Non ce l'abbiamo più. Non ne abbiamo più. Cioè, ma veramente non ne abbiamo più. Purtroppo non ce n'è veramente più di electronic part. E quindi è un bel problema. È un bel problema che purtroppo non possiamo neanche costruirle. Cioè, non sembra costruibile l'electronic part. Non so se possiamo smandruppare qualcosa per cercare di farla. Questo non lo so, non ne ho idea. Dobbiamo capirlo. Dobbiamo fottutamente capirlo. Assolutissimamente. Assolutissimamente. C'è una cosa da capire quanto prima. Va bene, amici. Allora io direi che per questa puntata è tutto. Andremo ovviamente avanti. E magari qualcosa farò anch'io off camera. Magari. O se no andremo avanti da qua. Dobbiamo capire. Dobbiamo fare tanta roba. Veramente tanta. E quindi c'è un po' da capire. Non l'ho messa assieme, sì, c'è un po' da capire tante cose da fare. Guardate, continuano ad arrivare, quindi anche qua c'è parecchio da fare. Bisogna mettere la base in sicurezza quanto prima. Bisogna fare le luci, fare il frigo, non abbiamo la scheda. Bisogna andare all'esplorazione perché qua l'idea potrebbe essere andare qua a questo punto, andare qua, verificare quello che c'è, poi
oppure attacchiamo loro qua, perché qua loro ci stanno bloccando il passaggio. Quello che non so è, ma non è che se io attacco loro qua, a parte potremmo andare anche qui e anche qui, ma io dico, se io attacco loro qua, spariscono definitivamente o respawnano? Perché questo è un bel problema, perché se respawnano siamo fregati. Beh, siamo veramente fregati. Perché da qua noi non riusciamo a passare. Qua è bloccato, deve mancare la strada. O passiamo proprio beatamente per i campi, che potrebbe essere un'altra idea. Non lo so, scrivetemelo nei commenti. Detto questo, vi dico che per questa puntata è tutto. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace per far supportare la serie, per farla continuare, un commento e una condivisione. Iscrivetevi alla pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link sono in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Per cui da Amorucci è tutto e ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti.